Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Come potete vedere alle mie spalle c'è la zucca e quindi video dedicato ad Halloween. Ormai lo sapete che quando c'è la zucca alle mie spalle parliamo di qualche cosa che in qualche modo si possa associare al periodo di Halloween. E oggi vi voglio parlare del gatto e delle streghe, perché nel Medioevo soprattutto il gatto è sempre stato associato alle streghe. E io volevo un po' capire il perché e ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che nel Medioevo il Papa Gregorio IX aveva emanato un editto ufficiale, quindi un documento ecclesiastico ufficiale, che condannava il gatto nero allo sterminio perché era considerato l'incarnazione di Satana. E insieme al gatto nero, questo Papa ordinò che venissero sterminate anche tutte le donne padrone del gatto e tutti gli uomini padroni del gatto, quindi sia uomini che donne, perché accusati di stregoneria. Questo perché da sempre si è pensato che la strega fosse l'amante del diavolo, quindi di conseguenza se qualcuno possedeva un gatto, allora significava che aveva rapporti col diavolo. Però nel Medioevo il gatto era estremamente importante perché catturava i topi. I topi, soprattutto in quel periodo, erano portatori di malattie. Quella più famosa di tutte è la peste, ma c'erano anche altre malattie. Ma perché, io mi chiedevo, il gatto comunque è stato associato a Satana? Questo accadeva proprio perché il gatto catturava il topo e il modo in cui lui catturava il topo era stato associato al modo in cui il diavolo catturava le anime. Quindi il gatto per catturare il topo prima ci gioca, poi lo inganna e poi lo cattura. E questa è la stessa cosa che faceva il diavolo con le anime. Prima ci giocava, poi le ingannava e poi le catturava. E quindi è stata fatta questa associazione. Quindi tutti i gatti neri erano stati condannati appunto a questo sterminio. Un'altra cosa, alle streghe viene associato il simbolo della scopa. Questo perché nel Medioevo, diciamo che l'usanza di lavarsi, di tenere gli ambienti igienici non era molto diffusa e questo propagava ancora di più le malattie. Ma molte donne che invece conoscevano le erbe, sapevano curare determinate malattie attraverso l'utilizzo delle erbe e avevano capito che molte malattie si propagavano perché c'era scarsa igiene, avevano l'abitudine di pulire, di tenere quindi più pulite le loro case e quindi di utilizzare anche la scopa per spazzare via appunto tutta l'immondizia, tutta la sporcizia. Il fatto che le donne che utilizzavano questi metodi avessero la casa più pulita aveva come conseguenza anche il fatto di propagare meno malattie, quindi all'interno di quell'abitazione magari ci si ammalava meno e questo veniva considerato un vero e proprio sortilegio. Quindi si pensava che appunto la scopa venisse utilizzata per fare questo incantesimo, questo sortilegio che in qualche modo impediva l'avvicinarsi delle malattie. E questo è un po' il motivo per cui il gatto è associato alle streghe e anche la scopa è da sempre il simbolo ufficiale della strega. Insomma, io ero curiosa, sono andata su internet, ho scoperto queste cose e ho pensato di condividerle con voi e di farci un video. Spero in qualche modo di avervi tenuto compagnia per questi pochi minuti. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altre leggende associate alle streghe, associate ai gatti. Io vi mando un bacio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.